ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale. Oggi vi voglio proporre un makeup tutorial che è stato pensato, ecco, ideato sia da me che dalla splendida, bellissima Mary del canale Passion for Makeup 1987. Io adoro alla follia Mary, lei lo sa, io la seguo da tantissimo tempo, la seguo da prima che aprissi il mio canale, perché è stata una delle mie prime ispirazioni insieme ad altre youtuber, però lei sa perfettamente io come sono onorata. Mi ha contattato e mi ha chiesto di fare questo makeup tutorial che, come potete vedere, gioca fondamentalmente sulle labbra rosse. Avete capito vedendo le mie labbra che oggi ho utilizzato il mitico Ruby Woo, e questo non ve l'avevo mai proposto. Eccolo qua, questo qui è il rossetto must have che secondo me deve essere sempre presente in una collezione makeup della MAC. È un matte fenomenale, un rossetto anche molto particolare perché appunto ha una stesura particolare, certamente un rossetto che dura tutto il giorno. Io quando lo indosso me lo scordo proprio, non solo me lo scordo, ma ho anche difficoltà poi a struccarlo. Comunque, non solo ho utilizzato il Ruby Woo, quindi ho messo in primo piano le labbra, come dice appunto il titolo del nostro makeup tutorial, ma soprattutto ho utilizzato la mia Naked 1 palette, che conoscete tutte, è questa qui, questa splendida palette che io ho ridotto ai minimi termini perché la utilizzo tantissimo, e ho giocato sugli occhi con questi colori un po' ambrati. Mi piaceva veramente tantissimo in accoppiata con le labbra rosse. A differenza di tutti gli altri miei makeup tutorial, ho utilizzato come linea di eyeliner una semplicissima matita nera, che poi vedrete appunto durante la realizzazione del makeup tutorial, che mi sembrava più soft, ecco, per questo tipo di trucco, e mi piaceva di più. Va bene, io ringrazio la splendida, dolcissima e bellissima Mary che mi ha chiesto questa diciamo collaborazione. Mi ha fatto veramente troppo piacere perché io adoro il suo canale, ma lei lo sa perfettamente perché la stresso, metto dei commenti lunghi 82 righe ogni volta che devo commentare un suo video perché la adoro la follia. La ringrazio, vi metto comunque il link sotto al suo canale e al video gemello, anche se so esattamente che siete già iscritti al suo canale, perché se non lo siete correte, però dovete essere iscritti al suo canale perché è una ragazza bellissima, davvero, e soprattutto bravissima. Vi lascio alla realizzazione del makeup tutorial, vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, io vi lascio sempre qui la nuvoletta, seguitemi su Instagram, laddove sono sempre Cravist Girl come qui su YouTube, e iscrivetevi alla mia pagina Facebook Makeup Life. Vi lascio comunque tutti i riferimenti un po' qui sparsi sul video. Un bacio grossissimo e stay tuned. Ciao ragazze, ciao Mary! Ciao ciao! Benissimo ragazze, cominciamo subito al solito con il make-up degli occhi. Ho già fatto un occhio, ridisegnato le sopracciglia e fatto la base. Vado con la stesura di questa matita della Paris Memory, un eye pencil golden brown nel 216, è una matita low cost che ho trovato un po' dappertutto. La stendo su tutta la palpebra mobile con i polpastrelli e preparo l'occhio alla stesura del successivo colore, che è lo Smog, che vado a prelevare direttamente dalla Naked. Questo colore, che è un color ambra ma anche un po' dorato, è un colore che io adoro particolarmente, che utilizzo tantissimo, e lo stendo con un pennello a lingua di gatto su tutta la palpebra mobile. Per creare la mia sfumatura vado a prelevare dalla Naked il Buck, che è il colore che sta per finire perché io lo utilizzo sempre per le sfumature, e lo porto anche un po' alla fine dell'occhio, quindi crea una sorta appunto di grande sfumatura alla fine dell'occhio. Poi, non contenta del risultato perché non mi sembrava molto luminoso, ho prelevato con i polpastrelli un po' di Sin, che è questo colore chiaro, molto shimmer, che prelevo sempre dalla Naked, e lo posiziono solo al centro della palpebra, lo vado a sfumare un po' con le dita, quindi senza pennelli. È il momento di Ast, che è questo marrone scuro molto shimmer che vado a posizionare nella rima ciliare inferiore, bordo esterno, ma anche nella parte più esterna dell'occhio, per creare la solida profondità che mi piace creare in quasi tutti i miei make-up. E poi vado con il pennello da sfumatura a sfumare il tutto. Ricordatevi il passaggio della sfumatura sempre e comunque, perché sennò il trucco sembrerebbe piatto, quindi questa è una cosa importantissima.
Questa volta non utilizzo un eyeliner in gel o comunque liquido, ma al contrario prendo questa matita della Bottega Verde Nera, un long lasting dovrebbe essere, dovrebbe perché sia un po' scolorito, e vado a creare proprio all'attaccatura delle mie ciglia una linea di eyeliner molto ma molto sottile, quindi appuntite bene la matita perché sennò non verrebbe così sottile chiaramente. E poi con un pennello angolato piccolino, vedete forse da precisione, vado a sfumarla soprattutto nella parte iniziale e centrale dell'occhio e nella parte finale vado un po' ad assottigliarla perché voglio sempre la mia solita linguetta finale. All'interno dell'occhio invece utilizzo il long lasting di Wycon nero. Nella parte inferiore, all'interno dell'occhio, decido di utilizzare una matita color burro per illuminare. Piego le mie ciglia e passo al mascara. Questo è l'Outrageous di Sephora, che passo sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori. Passaggio che mi vedete sempre fare. Punti luce con il Virgin, sia sull'arcata sopraccigliare che appunto sul dotto lacrimale, come uso fare sempre io. Passiamo adesso al make-up del viso. Vado ad opacizzare il mio viso con la Bionique, sempre della linea Defense Color e sempre nella tonalità miele. Ha un packaging diverso, non so per quale motivo, comunque questa è la seconda che ricompro perché mi trovo benissimo con questa cipria. La stendo soprattutto nelle zone più problematiche, quindi nella zona T. E poi passo al blush 205 Compact Blush della Wycon, il mio amato. Dopo il blush passo direttamente alle immagini finali. Questa è la realizzazione del trucco. Un bacio a tutte quante e al prossimo video. Ciao ragazze, stay tuned!